Buongiorno fanciulle, fanciulli, ragazzi e ragazze, donzelle e donzelli. Niente, ti droghi? No, sono così al naturale. Allora, make-up tutorial del 1º maggio. Non mi sono svegliata, sono tornata alle 5 e sono rimasta sveglia. Sono le 8 adesso. E dopo aver visto qualche video, una puntata di Beautiful in replica su internet, ho detto perché no, facciamo un make-up tutorial. E il make-up che vi faccio oggi è un make-up che mi avete chiesto tempo fa perché l'avevo su durante un video ed è il make-up sul viola fatto che non si vede un cavolo, con l'ombretto di Essence, quello nuovo della linea 3D. Sono ovviamente senza lenti e senza occhiali, come potete vedere. Comunque, l'ombretto è questo. Spero che si veda perché oggi miracolosamente c'è un filo di sole e quindi la luce è un po' più sparata. Ormai eravamo rimasti a vivere nel buio e quindi ci sconvolge un po' la cosa. Comunque, numero 02, Irresistible Purple. Ed è veramente, veramente un bel viola. Diciamo che tutti gli ombretti della linea 3D che ho provato, ma li ho presi tutti, me ne mancano un paio da provare, ma li ho già tutti comunque. Mi sono piaciuti tantissimo, li trovo molto molto scriventi. Atos! È possibile che in ogni cacchio di video ti devo sgridare? Fai bravo! E, dicevo, tutti molto molto scriventi, una bella durata, quindi mi sono piaciuti da matti. Comunque, a parte la questione quanto sono belli e quanto durano, mi avevate visto appunto questo ombretto in un precedente video, mi avevate detto fai un tutorial, fai un tutorial. È veramente semplice il tutorial che farò, nel senso che è un make-up che riesco a fare senza lenti, quindi proprio alla portata di tutti. Io lo utilizzo anche per andare a lavorare, poi magari c'è chi un viola così non se lo mette la mattina alle 7:30. Io, come sapete, mi trucco come mi sento, come mi sveglio la mattina, quindi c'è la mattina che voglio farmi un occhio nero e me lo faccio nero, una mattina che voglio andare sul viola, una mattina che voglio essere naturale, per cui lì va a carattere, a gusti. Cerchiamo di sbrigarci perché questa faccia conciata in questa maniera è poco piacevole da vedere, quindi iniziamo subito partendo dalla base, poi farò anche le sopracciglia, giuro. La base andrò a utilizzare il fondotinta di Astra che sto provando da un po' che mi sta piacendo abbastanza, il numero 01 che è la colorazione più chiara. Penso di avervene già parlato in una review. Per chi se la fosse persa, allora il fondotinta Astra mi piace parecchio, io lo do con le mani. Unico difetto è che si fissa molto facilmente, cioè molto velocemente si secca. Nel senso che appena, cioè dopo un po' che lo dai, devi spalmarlo bene alla svelta perché sennò ti rimane a macchie. Io però cerco di darmi una mossa e la colorazione è la più chiara, quella che ho preso io, e devo dire che già su di me è giusta giusta, nel senso che comunque non è, secondo me, chiarissima, potevano farne una più chiara. Però è già un colore carino. Se siete già lievemente colorate, lievemente abbronzate, è perfetto. Per me appunto è un filo, proprio un mezzo tono più scuro della mia carnagione, ma me ne faccio una ragione, perché comunque mi piace molto e quindi lo voglio utilizzare. Ha un profumo che mi ricorda un sacco una crema. Ora non riesco a ricordarmi quale crema, ma ha proprio un profumo buono. Sa proprio di crema, diciamo. È già asciutto, già fissato, perfetto. Quindi possiamo andare avanti. Mi pulisco semplicemente la mano con la salvietta di Yves Rocher e vado avanti con le sopracciglia. Per le sopracciglia ovviamente dovrò utilizzare gli occhiali perché sennò vengo fuori che faccio ridere. Quindi vado a rimettermi momentaneamente gli occhiali. Opla. E andiamo a disegnare le mie sopracciglia. Oggi, anzi, questa mattina mi
guardavo un video di Okashi Lau, che saluto in caso stesse guardando, sulle sue nuove sopracciglia perché se le ha appena tatuate. Per chi di voi non la conoscesse, è una ragazza che prima abitava qua in Italia ma che da qualche mese si è trasferita in Repubblica Ceca e appunto fa video da lì ovviamente. E si è appena fatta fare le sopracciglia lì da una tatuatrice, presumo comunque sì, una persona ovviamente del settore, e gliele ha fatte bellissime, cioè sembrano veramente super 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 naturali, mi sono piaciute un sacco, perlomeno da quello che si può vedere in video. E una delle domande che mi fate più spesso è perché tu non te le sei ancora tatuate? E avete ragione, nel senso che sarebbe il caso che io me le tatuassi, però da una parte mi preoccupa, o meglio mi spaventa, il fatto che, non, che magari poi tatuate non mi piacciono o che non risultino abbastanza naturali. Qua sto facendo un po' acciugo. Che non risultino abbastanza naturali o che magari non mi piace il colore, non mi piace, non lo so, mille cose, mille dubbi. Poi un po' c'è anche la questione che il mio fidanzato odia le sopracciglia tatuate, nel senso che le trova molto finte, non gli piacciono, e anche lì non vorrei rischiare poi che non gli piacessero le mie sopracciglia. E voi direte, ma la faccia è la tua, sì, ok, la faccia è la mia, ma comunque sia, se lui si facesse un tatuaggio sulla faccia che a me non piace, io vorrei che prima me ne rendesse partecipe. Quindi è tutta una questione anche di rispetto, secondo me. Comunque, tralasciando questi discorsi dei quali poco vi frega, e boh, facendo le sopracciglia che questa mattina non so perché fanno schifo, non mi vogliono venire. Vabbè, diciamo che ce le facciamo andare bene per il momento. Non so perché ne ho una più tonda dell'altra oggi. Andiamo magari ad aggiustarla così. Ah, stamattina, raga, nuga posso fa, nuga posso fa. Sarà che non sono abituata a farle con tutta sta luce e allora faccio più fatica oggi. Comunque, diciamo che più o meno ci siamo, male che vada poi si aggiustano dopo. Più o meno siamo lì. Passiamo al tutorial, che è la cosa che ci interessa di più rispetto alle mie sopracciglia. Via gli occhiali. Se vedete, io continuo a vederlo molto. Cri mi dice che sono io che sono paranoiata. Io vedo quest'occhio sempre più gonfio qua rispetto a questo, e questo è quello nel quale ho ancora il problemino, la cornea che si fa i cavoli suoi, che è secca, che mi si è tutta sgrattugiata, non si sa per quale motivo. Io continuo a vederlo parecchio diverso dall'altro, lui dice che è solo una mia fissa, quindi cerco di farmene una ragione. L'unica cosa positiva è che ieri ho guardato su un giornale mentre aspettavo dall'oculista una foto di Charlize Theron e anche lei ha un occhio più grosso dell'altro, quindi se ce l'ha lei posso tirarmi sul morale. Anche la Sindina ce l'ha, ha la palpebra mobile più larga da un occhio rispetto all'altro. Quindi se fighe come loro ce l'hanno, io mi tiro sul morale. Comunque, bando alle ciance, mi vado a mettere la Shadow Insurance di Too Faced come base sugli occhioni. Lo faccio di qui, lo faccio di qui e via. Così. Ok, a questo punto il nostro make-up è veramente veramente semplice. Vado a prendere il mio Irresistible Purple e col polpastrello prendo la parte più viola, questa, e la vado a mettere a tamponare sulla mia palpebra mobile. È bellissimo, questo colore mi fa morire. La metto sulla palpebra mobile fin nella piega, lasciando libera solo la prima parte di angolo interno. In questo modo. E tampono il colore fino a che sia bello vivo. Faccio la stessa cosa dall'altra parte.
Come vi ho detto, è proprio semplice questo make-up. L'ho fatto semplicemente perché, appunto, mi è stato richiesto, mi sembrava carino accontentarvi. Per me è una gioia, un piacere potervi accontentare. Ecco, sta andando via il sole, bene, grazie. Che palle. Cosa fate oggi di bello? Noi facciamo una grigliata, sperando che non piova, perché la facciamo all'aperto, da Cri. Comunque, detto ciò e tenendo conto del fatto che non ci vedo, mi sembra che siano uguali, perlomeno a livello di intensità. Quindi mi vado a pulire i polpastrelli sulla salviettina di prima, in questo modo, asciugo le mani e con il ditino più piccolo che avete andate a prendere il colore più chiaro, ovvero lilla Super Shimmer. E lo andate a posizionare qua all'angolo interno. E poi lo sfumate verso il viola. Idem dall'altra parte. Mignolino. Violetto lilla chiaro qui, il colore comunque più chiaro del duo. E sfumate. A questo punto, avvicinandomi allo specchio, mi rendo conto che il viola di qua è più alto, quindi ne vado ad aggiungere un pochino così e così per rendere il tutto più come dire, con una forma più precisa. Vado a prendere un pennellino da sfumatura, utilizzo quello di Essence, e prendo di nuovo il viola, perché vado appunto ad aggiustarmi la sfumatura esterna, rendendola un popino più angolata, in questo modo. Sia da una parte ovviamente che dall'altra. Ieri ho fatto un make-up carino carino, questo tempo ve lo rifaccio, abbastanza simile a quello che avevo al matrimonio della mia amica Ila che avete già visto, perché ho utilizzato come ombretto principale un Soul Color di Astra, quello tipo color ambra chiaro, però era molto carino perché ho cambiato la parte della piega, l'ho fatta più scura ed era venuto veramente veramente bello, perlomeno a me piaceva molto. Quindi se poi vi va, se vi interessa, ve lo ripropongo. A questo punto, dopo aver fatto tutta questa sfumatura viola, che mi piace veramente un sacco, vado a prendere con lo stesso pennellino il lilla, quello più chiaro, e lo porto qua sotto, magari non tenendo la bocca aperta, come faccio di solito quando mi trucco da sola. Non so perché sta cosa, anche quando do il mascara tengo la bocca aperta, non capisco proprio il motivo. Vabbè, passo il lilla più chiaro sotto e lo vado a sfumare nel viola. Idem anche di qua, mi prude l'occhio. Ah, che fastidio! Se lo facevo forse con un pennello più piccolo, evitavo di farmi il solletico all'occhio e di farmi lacrimare l'occhio, ma don't worry, be happy, direi. Oplala. Ok, a questo punto direi che gran parte del nostro make-up è pronto, nel senso che adesso andiamo a prendere una matita nera, io utilizzo questa qua di Kiko della collezione, credo Lavish Oriental, sapete che io, man mano che vanno avanti le collezioni mi svanisco con le precedenti e non mi ricordo assolutamente di che collezione fosse, comunque credo Lavish Oriental. Se poi magari la tempero la matita è meglio, comunque. Matita nera nella rima inferiore. Così. In questo modo mi stavo anche soffocando. Mascara a go go direi. E io vado a mettere il mio solito I Love Extreme della nuova collezione permanente di Essence. Che c'ha? È veramente figo sto mascara. Non
Non c'è nient'altro da dire se non figo. Così. E avete visto che è veramente di una semplicità devastante questo make-up, però è molto molto di impatto, proprio perché questo viola è veramente strepitoso, quindi se vi capita di trovarlo nello stand, acchiappatelo al volo, sgomitate con le altre per non farvelo portare via, perché è veramente pazzesco, cioè è uno dei miei viola preferiti, direi. Se non il mio viola preferito. E poi perché ha gli occhi verdi e nocciola, è indicatissimo. Ok, dopo aver pettinato al meglio le mie ciglia, ah, parentesi, non fate caso, i capelli mi sono, cioè non li ho ancora messi a posto perché l'ho letto a cazzeggiare, giuro, non vado in giro con questi capelli. Dopo aver pettinato al meglio le ciglia, andiamo a finire il viso. Io continuo a guardarmi l'occhio perché lo vedo più gonfio, ma mi dovrò far passare sta paturnia. Vado però a sfumare ancora un pochino il viola perché lo vedevo leggermente diverso tra un occhio e l'altro. In questo modo lo vedo più omogeneo, poi magari lo ricontrollo con gli occhiali. Quindi andiamo a dare sul viso un po' di cipria e io utilizzo quella di Oza, la numero 01, che teoricamente è venduta come highlighter. In pratica di brillantini non ce n'è, quindi, o se ce n'è ce ne sono tipo tre messi in croce, quindi è utilizzabilissima come cipria, opacizza perfettamente il viso, a me piace da matti, infatti la sto usando tantissimo. Come prima ero fissata con la mosaico, ora mi sono fissata con questo. Non che io abbia abbandonato la mosaico, perché la mosaico la uso ancora, però è un po' più shimmer, un po' più colorata, questa è un po' più neutra. Gente che urla, non so se la sentite, che arriva alle voci dalla mia finestra, anzi dal poggiolo. Una casa non ce l'hanno, ma. Quindi, andiamo avanti, blush, indovinate, indovinate, numero 12 di H&M. C'è niente da fare, io finché non mi passa sta scimmia del numero 12 di H&M, ve lo ripropongo, mi sa, all'infinito. Vado a darlo, ovviamente, col mio pennello di Kiko. E la mosca deve andare via. In questo modo. Così. E poi, ultimo step, andiamo a mettere il, come caspita si chiama? Allora, lipstick di Avon Color Trend Gone Pink, che mi sta piacendo da matti. Vi ho fatto l'haul qualche giorno fa e non l'avevo ancora provato. L'ho provato praticamente subito dopo e è stupendo. Mi piace un sacco, è molto morbido, non secca le labbra e ricorda Snob di MAC, che è il mio rossetto preferito, quindi assolutamente questo mi piace da matti. E vi posso dire che quando l'ho comprato non ci avrei dato 2 lire, ce l'ho preso tanto per. E invece mi sa che ne prenderò altri di questi qui. È molto morbido anche. Ok, a questo punto direi che il nostro make-up tutorial del 1º maggio è finito. Spero che vi sia piaciuto. Spero come al solito che io sia riuscita ad accontentare le vostre richieste. Non fate caso ai capelli agghiaccianti. Se volete commentare, lasciarmi qualunque richiesta sotto, ovviamente potete lasciare un commentino. Nell'info box trovate il link alla mia fanpage in caso abbiate voglia di mettere mi piace. E direi niente, a questo punto mando un bacione gigantesco.
A tutte voi, non so cosa che fa riflesso, credo i miei orecchini con la fotocamera, spero di non avervi accecate, in caso contrario scappo, niente, un bacione gigante davvero a tutte voi, spero che oggi vi possiate divertire, che sia bel tempo dalle vostre parti in modo tale da fare un primo maggio all'aperto, finalmente perché la primavera ancora si sta facendo aspettare, e nulla, alla prossima, ciao ragazze!